Nuvole di tempesta incombono sul Gaishoku Stadium. Uno scenario epico per un'epica partita di calcio. La difesa della Nakama è più serrata di un barattolo di sottaceti. Ma qualcuno può forzarla, i Super Strikers! Sì, ma i rossi dovranno essere in forma sbagliante per vincere questa partita. Eh? Il coach li fa giocare lo stesso anche se hanno disobbedito agli ordini? Ma che razza di indisciplinato! A meno che lui non ne sia al corrente. Tokyo è una città costosa, Super Strikers, e il vostro piccolo giro per negozi sta per costarvi molto caro. Si comincia! Bene, qualcuno dovrebbe avvisare anche Shakes e il Matador. Passa la palla, amico! Stavolta cos'hai combinato, Oragiri? Perché non apri quel messaggio e lo scopri da solo? Puoi scordartelo, non mi lascerò ingannare dai tuoi trucchetti. Ma i tuoi giocatori Smettila. Hanno... L'unica cosa che mi interessa veramente è eludere la vostra difesa. La Nakama prende possesso della palla. E i Super Strikers se la riprendono. La Nakama non molla. E i Super Strikers ricambiano il favore. Nakama. Super Strikers. Nakama. Super Strikers. Mi sembra di fare la telecronaca a una partita di tennis, Brenda. Per quale motivo sono già così stanchi? Perché fanno troppe attività extrascolastiche, coach. Ah, e tu come fai a saperlo? Tutto quello che so l'ho scritto nel messaggio. Ma perché non dai un'occhiata, giusto per controllare? Scordatelo, non lo farò mai. È stato un bel tira e molla finora. Ma adesso la Nakama sta cambiando la situazione. E il fatto che gli attaccanti siano stanchi non aiuta. Dovrebbero retrocedere e aiutare la difesa. Soprattutto contro una squadra organizzatissima come la Nakama. Guarda quanto spazio hanno per attaccare. Che tiro! E Big Bo sfida le leggi della gravità per salvare il punteggio. La Nakama ci sta lasciando senza fiato. E la colpa è tutta mia. Gli Strikers stanno cercando di fare lo stesso gioco della Nakama, ma sembra non funzionare. Se gli attaccanti non danno una mano in difesa, gli uomini del coach verranno completamente annientati. Shakes! El Matador! Klaus! Non avete sentito quello che ho detto in allenamento? Non vedo nessuna disciplina! I Super Strikers non se la stanno passando bene ed erano al centro commerciale ieri notte. E cosa stai dicendo, Oragiri? Prima guarda il messaggio, poi se vuoi ne possiamo parlare. Parlare del negozio in cui ho visto i tuoi giocatori. Sono stato bravo. Che cosa vorresti fare? Se andiamo avanti così perderemo di sicuro e non sarebbe giusto. Ma il coach andrebbe sicuramente fuori di testa. Chissà cos'è capace di farci se glielo dici. Mi spiace, ragazzi, ma devo proprio farlo. La partita dipende da noi. Eh? Coach! Che cosa c'è, Shakes? Io volevo dirle che... che è proprio in gran forma oggi. Indossa un abito nuovo o forse è andato no, dal parrucchiere? No, non è questo. Volevo solo dirle che... Quanto è bello essere in una squadra importante come i Super Strikers. No. Oh, ne sono così orgoglioso. No, Ora basta. Seduti! E fate silenzio! Qualcosa sta andando storto in campo. E ora ho capito di chi è la colpa. Mia! Eh? Cosa? Oh, ci è mancato poco. Parla prima tu, Shakes. Klaus, il Matador e io siamo troppo stanchi per attenerci alla strategia. Perché ieri notte siamo usciti. Beh, questo spiega quello che voleva dirmi Oragiri. Prima di una partita importante, ma cosa vi passa per la testa? Non ci siamo proprio, no, negativo. Ma non è che è stata colpa nostra? Sì, noi volevamo stare via soltanto per un'oretta e poi dei tifosi impazziti ci hanno inseguito dentro questi giganteschi tunnel sotterranei. Siamo finiti in un fiume su un formaggio gonfiabile. E siamo stati attaccati dai topi. Ah, questa è la peggiore scusa che abbia mai sentito. Già, pessima quanto la vostra prestazione di Molto oggi. Molto divertente, ragazzi. Io le profe. Che c'è? Dovevo portare il regalo a zia Hilda? I miei poveri capelli! Beh, che cosa sappiamo ora? Che stanno dicendo la verità? Quello che avete fatto è stato incauto, irresponsabile e assolutamente non professionale. E la cosa peggiore è che è stata mia la colpa. Cosa? Ero talmente concentrato sulla strategia di gioco di Oragiri che non mi sono reso conto che giocare così in difensiva non è nello stile dei Super Strikers. Forse se avessi avuto fiducia nel nostro naturale stile di attacco, voi non avreste fatto questo. Adesso dobbiamo solo concentrarci per vincere questa partita.
Giusto, coach? Sì, certo. Forza, ragazzi! Andiamo in campo e portiamoci a casa questa partita come sanno fare i Super Strikers! No! È per mia zia Hilda! Potrebbe essere. E Big Bo neutralizza un altro attacco da parte della Nakama. Il portiere dei Super Strikers sta tenendo da solo la sua squadra in gioco. Ti ho preso un regalo al centro commerciale, coach. Non indovinerai mai che ho visto lì, eh? Forza, ragazzi. Questa è la nostra occasione per dimostrare chi siamo. Adesso sì che riconosco i Super Strikers. Grande gioco di squadra da parte degli attaccanti, ma riusciranno a sfondare la difesa avversaria? Jakes deve segnare! Ma la Nakama gli sbatte la porta in faccia! Neanche i Super Strikers riescono a fronteggiare la difesa della Nakama! E sembra che il coach voglia fare una sostituzione! Non mi sorprende, Brenda. Shakes, Klaus e El Matador sono alquanto giù di tono oggi. Mi dispiace, coach. Le riserve giocheranno sicuramente meglio. Infatti, così noi potremo starcene comodamente seduti in panchina ad asciugarci i capelli. Non sto sostituendo voi. Cosa? Ho bisogno di voi per realizzare la mia nuova strategia di attacco. È molto strano. Essere rischioso. È totalmente loco. È perfetto. La partita sta per finire e incredibilmente il punteggio è ancora 0-0. Ma non è ancora finita, Mac. Gli ultimi minuti sono sempre i più difficili. E i Super Strikers partono all'attacco! A me sembra più una danza interpretativa. Qualunque cosa sia, sta funzionando. La Nakama non sa come difendersi contro questi passaggi imprevedibili. Fermateli, insomma! Dov'è finita la proverbiale disciplina della Nakama, Oragiri? Non credo di resistere ancora per molto. Allora finiamo l'opera, adesso! Non ce la posso fare! Sono troppo stanco! Io ho tutta l'energia di questo mondo, invece! Rango! Sì! Ma come avete fatto? Era impossibile eludere la mia difesa! Ho imparato una nuova tecnica. Forse non ne hai mai sentito parlare. Fa parte di una sottocultura. Che partita, ragazzi! Io mangio, buon appetito! Bravi, ragazzi, mi avete reso orgoglioso. Adesso rilassatevi e divertitevi. Ma cercate di non esagerare. Troppo tardi, coach. Eh? Che sfortuna! Non riuscirò mai a togliere il sushi dai capelli!